Devo poi ringraziare il figlio Francesco, che con la sua domanda mi permette di fare un piccolo passettino avanti nelle nostre conversazioni. Domanda il figlio Francesco: ha l'evoluzione dell'individuo una fine? E io dico che se l'individuo fosse stato quello che voi conoscevate fino a 6 o 7 anni fa, noi avremmo dovuto rispondere che come è possibile che qualcosa che è finito diventi infinito attraverso ad una maturazione. Se fosse totalmente vero quello che insegnano come punto di passaggio, si intende, certe filosofie, cominciando dalle orientali, che l'uomo è qualcosa che è povero in sé, misero, finito, quale attraverso la evoluzione progredisce fino ad identificarsi in Dio, certamente la domanda sarebbe più che legittima e noi dovremmo dire che l'evoluzione non ha fine, perché ciò che è finito non potrà mai attraverso ad un accrescimento diventare infinito. Ed ecco perché allora noi siamo andati avanti con la spiegazione ed abbiamo parlato di che cosa sia ciò che è nell'intimo dell'individuo, che cosa sia questa coscienza che una volta dicevamo si costituisce, che è un'espressione che ancora è valida, ma che deve essere approfondita, della quale noi conosciamo il senso più profondo. La coscienza e il corpo acasico non è che un insieme di perle di sentire, dalla più semplice alla più complessa. Questo è l'individuo. Queste perle sono sentite una dopo l'altra, è vero, e voi lo sperimentate bene, questa verità. Se noi andiamo oltre nell'osservazione dell'individuo, troviamo l'individualità e troviamo che tutte queste perle che l'individuo sente una dopo l'altra, preda dell'illusione, sono sentite tutte contemporaneamente, simultaneamente, forse più precise. Ma che cosa è allora, come può spiegarsi che l'evoluzione a termine proprio nel senso piccolo, non nel senso del non tempo, perché nel non tempo voi sapete che mai è iniziata e mai quindi può avere termine, non si può parlare di termine di ciò che non è cominciato. E appunto proprio questo, le varie perle del sentire che ci spiegano questa possibilità, perché sono quindi sentire sempre più complessi, relativi, ultimo dei quali, ultimo nella teoria, nella successione illusoria, ultimo nell'aggregazione, mi seguite figli, ultimo nell'accostamento è il sentire assoluto.